Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sui canali social di Milan Inside. Siamo qui per fare una rapida analisi più dare i migliori e i peggiori di Eppi è qui presente con noi a fare il video di Milan-Napoli. Prima di cominciare però ragazzi vi ricordo di seguirci dappertutto, siamo presenti su tutte le piattaforme, vi ricordo il sito internet da seguire sempre aggiornato www.acmilaninside.com. Allora ragazzi, oggettivamente mi viene difficile fare un'analisi di Milan-Napoli, nel senso che credo che siamo tutti d'accordo se diciamo che Milan avrebbe meritato ben altro risultato, che anche un pareggio sarebbe stato stretto, che ha costruito molto di più del Napoli, che ha tenuto molto meglio il campo rispetto a Napoli e che è stato condannato da due errori singoli. Purtroppo questo è calcio, però mi viene difficile anche, non sono né arrabbiato né deluso, sono dispiaciuto, ecco, dispiaciuto perché con una partita così è assurdo insomma, che sia arrivata una sconfitta. Però c'è un lato positivo nell'essere consapevoli, nella consapevolezza che se giocheremo sempre così arriveranno ben poche sconfitte. Questa è l'analisi che mi viene in maniera più naturale. Per quanto riguarda i migliori e i peggiori, individuo sicuramente in Hernandez uno dei migliori, perché ci si aspettava una prova di maturità senza Leao su quella fascia ed è arrivata, con presenza costante in avanti e assist. Con assist per Giroud, quindi anche lo stesso attaccante francese che ha lottato tanto, ha segnato una traversa, è veramente forse uno dei periodi migliori della sua carriera. E il terzo lo individuo in Brahim perché è entrato molto bene. Il giorno in cui imparerà a liberarsi prima del pallone sarà per lui la chiave di svolta, però è entrato molto bene. Per quanto riguarda i peggiori, purtroppo non posso che individuare in Dest uno dei tre peggiori, perché oltre a farlo da rigore, purtroppo anche in avanti non è mai riuscito ad essere presente e pericoloso. Purtroppo mi fa tanto, tanto male dare anche a Tomori la palma di uno dei peggiori, perché sul movimento, sul gol del 2-1 del Napoli, deve seguire Simeone lì. E anche in uscita, nei passaggi, non è che sia stato precisissimo. E poi come terzo avrei due coppie, sinceramente. Nel senso, avrei o la coppia di centrocampo Bennacer Tonali o avrei la coppia di alla destra Selemakers Messias, perché veramente ci metto quella di ala destra non per, diciamo, fissazione o per, diciamo, salvare dei beniamini o perché ce l'abbia a morte con loro. Semplicemente perché Selemakers è stato inesistente, Messias ha fatto addirittura peggio. Veramente ha fatto solo quel tiro in cui ha parato Meret, su cui ha parato Meret, però per il resto credo abbia perso tutti i palloni che ha giocato. Questo è quanto ragazzi, dispiace però alla fine dei conti non facciamo un dramma perché la prestazione c'è stata e ripeto come ho detto prima, giocando così arriveranno ben poche sconfitte. Questo è quanto ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto, e seguiteci sempre dappertutto e vi ricordo il sito www.acmilaninside.com. Forza, non vi abbattete e sempre forza Milan.